Benvenuti ragazzi, benvenuti, felice regresso in questa nuova puntata degli Arcade Boys senza Barlo, perché Barlo oggi non è venuto, ha detto io non vengo, sto a casa mia, mi faccio i c***i miei. Allora ragazzi, vi volevo ricordare, prima di partire con la reaction, il like, la condivisione e il commento che ci serve per finire in tendenza. Grazie a voi, sono 3 settimane che riusciamo ad arrivare 45esimi, 40esimi in tendenza ed è molto figo, perché con i vostri commenti e con le vostre interazioni riuscite a l'algoritmo. Questo ci dà una grandissima mano e rimaniamo indipendenti per sempre, senza che nessuno ci deve rompere le palle. Per integrato, figlio di una merda! Ninja, sigla! A tutti voi dagli Arcade Boy! Senti conto che era una parruccata questa? Che bella la sigla nuova. Bruttissima, allora, una parruccata bruttissima. Ah no, è ninja, sono l'unico vero ninja. Questo è un dissing a Juarez. Juarez! Fishball, Achillaucio. Cioè, ti rendi conto che hai il fiatone per fare questa roba? Cioè, non sei più il vecchio Barlo, hai il fiatone. Non è il fiatone, è il fiato del drago, l'alito del drago. Il fiato del drago, va bene. Ciao, Luque. Ciao. Stiamo forti, ma stiamo pure a posto, mo. Ciao, Sfera e Basta. Come stai? Ho dovuto tagliare una cosa, gatto Barlo, grazie a Dio, se non ce l'avevo detto. Se volete che facciamo la puntata delle Iene, in live magari, scrivetecelo qui sotto e donate 1 euro che magari arrivano anche gli ospiti. Benissimo. Senti, tutto torna. Stiamo forti. Spera. Stiamo forti. Stiamo forti vuol dire che? Stiamo forti. Stiamo forti. Bello il bilanciere Vaporwave, oh. Come? Ciao. Manubrio, scusa, il manubrio Vaporwave. Vorrei sentire questa canzone. Io. Vai. Di come ninja. Ad avvocato stiamo forti. A orologio stiamo forti. Un singolo. Anch'io mi sa. Mamblato. Non mi piace quando mambla così però. Anche le Nike normali sono cinesi comunque. Le fanno sempre lì. Le fanno a Napoli, li scrivono made in Cina. Non è male il ritornello però. Guarda, è bella da suonare sto pezzo. Vai, spera. Ehi. Cazzo. Lino Banfi. Io lo amo. Te lo spingo. Io sono allibito dalla merda. C'ha senso, aspetta, adesso lo spiego. Colazione a letto, pile cosce. Ma chi è? Quali rose rosse? Chi è il beat? Ti infilo la brioche. Di chi è il singolo? Di Charlie. Allora, ha detto Charlie. Charlie, però poi ha partito. Adesso controlliamo su Genius. Perché ti dico che ha senso, secondo me? Perché Sfera gli hanno detto, le volgarità, le oscenità nel testo. Cioè sì, aspetta. Infatti, cioè, quello che dicevo. Però la dopo tutto il casino single te lo spingo, ma che sai, Lino Baffi, no, Leone, lì, Leone di Lernia. In tutto il concept, secondo me, bombolo. Quello che bisogna notare è che lui, dopo tutto questo casino che è successo, il fatto che è ancora lì, lo stanno tutti attaccando per quello che dice, lui viene fuori dicendo un po' la Salmo, un po' la Salmo. Sì, dice, vabbè, vuoi, non parlo di droga, parlo di chiavare. Un po' la Salmo, sì. Un po' la Salmo, perché sai che fa le cose che se ne sbatte il c***o. Cioè, dice, io faccio la provocazione apposta. A me questa roba sembra proprio una provocazione apposta. Oh, sì, sì, va bene. Perché lui poteva uscire con qualsiasi altro pezzo. Poteva uscire con un pezzo dove faceva il conscious. Sì, poteva uscire con un pezzo dove faceva il cagnone. Invece ha fatto bene. Invece ha fatto, vaffanculo. Ti dico la merda. Sì, però più merda. Ma a me va bene il concetto, ma non mi va bene la rima. No, adesso adesso ne analizziamo il testo ed è un discorso. Cioè, a livello di concetto, a me sta roba non piace. Sì, te lo dico subito, a me sta roba non piace. Allora, c'ho i soldi ed è vero. Sono sul jet, è vero. Chiavo, è vero, però su tutta roba che lui può dirle, mentre molta gente nel rap italiano ne dice ma non è vero. Vabbè, sì, pezzo provocazione. Luque, pezzo di Luque, qualcosa non mi aspettavo tanto di più di Luque. Sì, perché siamo abituati bene. Idea di malandrino solito, vabbè, lui non gli puoi dire un cazzo. Sì, però il mamblato. Ma lui ha una bellissima voce. Mamblato doveva fare il trappone. Il trappone ignorante. Ma raga, ma lui c'ha una voce talmente bella quando fa il cantato che poteva fare il cantato anche con Sfera. Magari non era più rap classico. Perché la wave era questa della canzone. Ho detto, vabbè, sai cosa, la lascio giù così. Leggiamo il testo. Sì, sì. Intanto che Fada cerca il testo, io vi do a voi tre, perché volete parlare di zozzerie, visto che le rime poi sono queste. Ti dico, ti apro le cosce e ti infilo la brioche, che è un classico degli anni 90 dei muratori. La tipa si bagna giù in campagna, se non sbaglio. Sì, la si bagna, che quando la così non salza la polvere. Sì, questa è la rima che ho fatto io nel 92. Fad MC. E poi c'è sempre, tornando sul bombolo, Sfera, le chiavi! Fa, ma le ho appena conosciute.
capito? Chiavi. Queste sono tante e tante altre, posso dirvele, se donate un euro comunque. Ah, posso fare il Ghostwriter. Vabbè, Sfera, tu che c'hai due soldi in più. Se vuole, Sfera, se vuoi, queste così, open source, allora, potete usare. Leggiamo il testo che magari qualcosa non ci siamo persi e entriamo nella mentalità di Luke quando vuole fare il mandrino per scherzo. Però aspetta. In strada siamo forti. Perché? Perché in strada se i ragazzini se di no, perché in strada i ragazzini se li pompano sempre che i cassi cellulari. Ecco, credevo fosse perché c'erano gli amici malandrini. No, okay. Ad avvocati siamo forti. Mo mi state indagando per qualsiasi minchiata. Io te lo dico, ad avvocati siamo forti. Mi ricorda qualcuno. A orologi siamo forti. Cioè, abbiamo comprati due Rolex sul braccio quando vado al 1° maggio. C'ho due polsi. Mi sono accorto con due polsi, servono due orologi. Questa era una settimana della DPG. Vabbè, ma che è. Ho capito. Non mi fermo da un millennio perché è sempre il mio momento. Ok, quest'estate sono single, purtroppo anch'io. Allora, faccio un segno con la mano, loro sanno cosa fare. A caffè? Oggi sei là. Ho capito, quando va al baretto. Gruppo. Ho capito. Ho bruciato 1000 euro, non trovavo l'accendino. Ah, perché l'ha accesi. E come li hai accesi? Cioè, con la pietra focaia. E che stampa al Neanderthal. No, è l'autocombustione. L'ha fatto. Ah, vabbè, dai, questa è la buttata lì. Fermo dove sono. Odierei vederti al mio posto. È giusto, ok, io rosicherei se tu fossi. Levo la vita a quel buffone e poi la vista al testimone. In senso molto figurato, credo. Figurati. Raga, no, impronte sulle banconote, ma non lascio mai le prove. Sì, però. Scusa, non le hai bruciate le banconote? Luque, per favore, stiamo un attimo. Luque, per favore, allora, ti prego. No, ma o anche queste. Accendini. Per favore, non fare una missione di colpevolezza così. Ah, dici? Perché poi io, anche volendo aiutarti. Ma tanto sta forte. Sta forte la bocca, mo' male. Con lei già a destinazione, basta la prima impressione. Se la scopo, prendo una donna che sa ciò che vuole. Giustamente, dopo che evitiamo di non andare in tendenza, perlomeno questa volta, e. Quando dici non essere esplicito. Io e chi le sta quando io faccio l'amore con la mia nuova signorina trovata su Tinder, probabilmente su Tinder. Lei fa un gesto con la mano. Ah, senti, mu, c'entra pesante sulla mano. Cosa? Non mi manca niente, mi tratto come un lama, mi tratto come un lama. Dove stai leggendo? Qua, dopo. Ah, ok. Oh, mu, c'entra pesante sulla mano, non mi manca niente, ma mi tratto come un ladro. È il mumbling, non si è capito, l'hanno scritto male o non ho capito io. Hai provato a farci del male, ma siamo rimasti illesi. Bello. Hai fatto un passo falso con quelle Nike cinesi. Allora, le Nike le fanno tutte in Cina. Anche secondo me. Pure quelle che a Napoli, le fanno a Napoli e ci scrivono sopra Made in Cina. Era quella roba per fare la concorrenza. Cinesi, era molto figo. Guarda che era molto figo. Sì, è così che li fo. Io secondo me, raga, io sono concordo con voi. Secondo me il Made in Italy è sicuramente meglio. Poi facciamo lavorare gli amici nostri, la gente nostra. Ma perché ai snob non si fa le scarpe Mike col baffo della Nike? Perché quello c'è il resto. Ah, ok. Perché in strada siamo forti. Sì, vabbè, ad avvocati siamo forti. Allora, siamo parte Sfera con la bellissima strofa di Sfera, che secondo me è meglio di quella di lui. Perché allora, quest'estate sono single, pure tu. Quindi vieni, e fin qua era fighissima. E te lo spingo. Si è messo d'accordo con la pischella. Ma può mettersi d'accordo come vuole uno. Ma cioè uno spingo. Allora se tu tuo approccio è mandare il catch in chat alla gente, no? Lui avrà questa. Guarda, io sono single, tu sei single. Vieni, te lo spingo. Umorismo pecoreccio. Ha fatto una battuta. Te l'aspetti la Sfera. Stelline, capito? Te l'aspetti secondo me ha vinto qua. Aiuto, Topolino scorreggia Pluto. Come sei simpatico, Sfera. Vabbè, abbiamo sempre detto che fa le canzoni per i bambini con Carioli e cose. Mo che ti dice una cosa seria da italiano medio. Ma senti, ma c'è anche Cannavale nel Ghostwriter, no? Perché a sto punto, senti, a fine mese sempre bingo. Sì, perché è come se vincesse il bingo, ma arriva lo stipendio. Grazie che me l'hai spiegata. Bello quel Hublot. Mi spiace che sia finto. Scusate, devo vedere cosa sarà. Un orologio. Non so. O un maglioncino da riccone. Vediamo. Non dire quella parola. Riccone perché costano gli Hublot. Hublot Geneve, quindi è Svizzera. È un orologio. Che questo orologio, raga. Non fare così che poi ci denunciano. Che bello è questo orologio. È la Ferrari. Stai scherzando? Ha fatto la joint venture. Ma raga, ma se l'ora ce l'avete sul cellulare, ma che mi serve l'orologio? Io non so, mi dà fastidio anche il caucciù. Il caucciù mi dà fastidio. Il caucciù. Il cinturino in caucciù. Ma ti piace il cinturino in caucciù? Sì, lei vuole la mia wave in faccia. Già è diventato IM. Io lo amo. Sfera, io ti amo. Noi a letto. Tu da fuori sento solo chaff chaff. Ma perché c'è uno che origlia quando fai le cose zozze? Ma i tuoi amici?
Non penso. Sono single tutte e due quest'estate. Si origliano a. Sì. Passa il parco. Adesso metto un parca. Mi ricordo ancora i giorni su una panca. Vabbè, il parca te lo puoi mettere anche sulla panca. Ma cioè, no, adesso il parca. E ce n'è 20 euro. Tu, ma lui ha il parca della Ferrari che costa un botto. È foderato parca della Ferrari. In Michelin. Ora siamo forti quando entriamo in banca. Seduto su un jet, penso, ce l'ho fatta. Se parli di me, sciacquati la bocca. Puoi farmi le seghe e spaccarti le braccia. Dai, vabbè, è carino. Questa è bella perché. È un freestyle ignorante. Come ci ha abituati Sfera, però. Abituati bene, ignoranza, Sfera. Proprio. Sono due anni. Cioè, abituato all'ignoranza. Però vedi che alla fine. Nel contesto in cui si trova ora. Sì. Provocazione pura, raga. Sì, però te lo spingo. Provocazione pura. L'altro giorno hanno rotto il c***o a Amy Schilla perché ha detto che chi non lecca la f***a nei social, allora tutti quanti le femministe. No, tu non puoi parlare. Ma le femministe si incazzano se non le lecchi. Nella tua socialità non puoi, non devi imporre la gente. Raga. Ma le femministe possono, per favore. Una volta per tutte. Speriamo che così. Questo è il discorso, capisci? Questo è il discorso. Lui, con una strofa del genere, ultra provocatoria, esce in un pubblico che è sempre il suo pubblico di 15, 16 anni, 17 anni. No, sai perché? Perché adesso, dopo tutto quello che è successo, gli hanno rotto il c***o perché dice oscenità. Va bene. Le oscenità non ammazzano nessuno, vai. Ma io faccio parte di una wave che a me non piace. Oh, raga, e non ci piacerà mai questo tipo di wave. Senti, non ci scassasse la m***a Gigi Lann, Gigi Allin al Dave Letterman Show, dove c***o era, mi rompevo il c***o. Se Sfera dice le oscenità, devi vedere i messaggi che mando a Fada. Raga, dai. Ma a parte questo, ve lo ricordate, Masini? Mi verrebbe da strapparti quei vestiti da e tenerti le gambe aperte finché viene domattina. Ve lo ricordate? È la stessa identica cosa. Ve lo ricordate? Lucchetto, ricordi Nino D'Angelo? 15 anni è già tu donna. 15 anni, ma sei già donna. Quindi io anni, raga, sono d'accordo. No, l'altro marrucchino. Dai raga, ciao. Io sono d'accordo a questa cosa. La canzone non mi piace, però è carina, è ascoltabile, te la pompi. Quando sei in discoteca, tu puoi metterla. Quando vai tu in discoteca, no, se io sto suonando e faccio partire questa, sì, è bella. Sì, c'è la mandrinata di Ludi. Poi schippi il pezzo di Sfera. Schippi dall'inizio e poi parte col secondo. Se a voi piace, ben bella per voi. Vabbè, se vi guardavate. Sono d'accordo sulla provocazione in tutte e due, quindi. Si poteva fare un attimo meglio, ma vabbè. Sì, vabbè, se non stiamo parlando di Sfera. Cioè, sì, non è stasera si va a piedi. Non è Salmo che ti trova tutti i cazzi, capito? Ti ricordi di bippare il discorso che ho fatto sulle femministe prima, per favore? Sì, te lo bippo sicuramente. No, per favore. Ciao!